Uno dei grandi protagonisti della puntata del GF VIP 6 è stato Alex Belli. L'attore ha avuto un lungo chiarimento con Aldo Montano, risentito dalle parole poco lusinghiere pronunciate la scorsa settimana nei suoi confronti e ha avuto modo di parlare con la moglie Delia Duran. La modella è entrata nella casa per un confronto con il marito e Soleil Sorge e infine ha dovuto spiegare una frase su Manuel Bortuzzo: Manu non può cadere, aveva detto riferendosi alla sua disabilità. Rivivendo la clip di quanto accaduto, l'attore ha voluto comunque fare un passo indietro: una frase così decontestualizzata era sbagliata, chiedo scusa per questo. GF VIP 6, l'eliminato della 16ª puntata. Manuel Bortuzzo ha spiegato di non esserci rimasto male e di volere continuare a vivere nella casa con questa leggerezza. Il 16esimo appuntamento con il GF VIP 6 è stato anche il momento di una nuova eliminazione. Questa settimana in nomination c'erano Gianmaria Antinolfi, Carmen Russo, Nicola Pisu e Soleil Sorge. Alfonso, prima di comunicare il risultato del televoto, chiede a tutti i coinvolti chi vorrebbero fuori dalla casa. Soleil, Joe e Nicola fanno il nome di Gianmaria mentre l'imprenditore sceglie Soleil. Alfonso, quindi, comunica ai quattro interessati il nome del VIP in questione: Soleil è la prima concorrente salva e che può continuare il suo percorso nella casa. Il secondo VIPone a salvarsi dal televoto è Gianmaria. Alfonso, signorini, a questo punto, chiede a Nicola e Joe di andare in Super LED e comunica che, una volta svelato il risultato, l'eliminato non tornerà più nella casa. LL Pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la casa del Grande Fratello è Joe. Con i ringraziamenti per averle fatto vivere un'esperienza così unica e speciale, saluta tutti ed esce dalla porta del corridoio tecnico e rientra in studio da Alfonso Signorini.